Ciao ragazzi! Allora, in questo video, come potete vedere, è un video di cucina perché vi voglio far vedere come realizzare la crema pasticcera. Ovviamente a me serve un bel po' perché ci devo farcire sia la torta che i cestini di frutta. Infatti domani farò altri video. E quindi adesso vi faccio vedere come preparare la crema pasticcera. Allora, per prepararla ci vogliono 10 uova, 300 g di zucchero, 2 cucchiai di farina e 1 litro di latte. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a rompere le uova. Chiaramente, soltanto il rosso va inserito nella crema, il bianco o lo buttate o ve lo tenete da parte, ok? Poi ci fate le merende. E a questo punto vieni qua e saluti il pubblico. No. Scusate, la mia mamma che non vuole essere ripresa. Una volta rosso tutte le uova, andiamo ad aggiungere lo zucchero tutto insieme così. E poi sbattiamo le uova con lo zucchero. Dovrebbe venire alla fine una cosa così, cioè dovrebbe venire più o meno bianco, diciamo, cioè un colore più chiaro. E adesso andiamo ad aggiungere la farina, in tutto 2 cucchiai. Poi andiamo a mischiare. Fatto questo, su un pentolino a parte, non so se voi vedete, mettiamo a scaldare praticamente il latte finché non bolle. Come potete vedere, io ci ho messo la buccia di limone perché così la crema viene più buona, secondo il mio modesto parere, però voi potete anche non farlo. Quando il latte si è scaldato bene, lo dovete inserire nell'impasto, però poco alla volta, altrimenti poi la crema non viene bene. E mentre lo inserite dovete mescolare in questo modo, mi sto facendo io, non so se si vede, ecco, ho cambiato prospettiva. Una volta messo tutto il latte, come potete vedere, portate il tutto praticamente sul fornello, scusate, come potete vedere. E a fuoco lento dovete girare di continuo, come sto facendo io. Una volta, diciamo, fatto questo, andiamo con una forchetta praticamente a ripescare il limone, o meglio la buccia di limone. E se invece volete fare una crema al cioccolato, vi basterà aggiungere la vostra crema pasticcera normale del cacao in polvere. Io ho usato questo cacao zuccherato perché a me piacciono le cose molto dolci, però voi se preferite potete usare anche il cacao amaro o magari anche il cioccolato fondente che potete sciogliere e poi magari inserirlo. Comunque le idee ce ne sono in abbondanza. Spero che questo video vi sia piaciuto e quindi ci rivediamo prossimamente. Ciao ragazzi!